A Cosio Valtellino si vivono giornate cariche di dolore per la tragica morte di Nicola Pontigia, meccanico 55enne trovato senza vita il 2 novembre a Morbegno, nel piazzale interno della ditta nella quale lavorava da 27 anni, e per la scomparsa della moglie, Svetlana Balica, 44enne, originaria della Moldavia, di cui non si hanno più notizie da giorni. Tra le ultime persone a vederle, il signor Martinalli, vicino di casa. La sua abitazione è a pochi passi dalla villetta dei Pontigia. Quando hai visto per l'ultima volta la signora Svetlana? La moglie? La settimana passata, dopo un mese, me ne ricordo di più. Dopo le telefrelle la vedevo poco da lei, o veniva fosco qua, o da lì sta, o le stai qualcosa, ma le frecce. Una famiglia affiatata? Ma per me, sì. Come vive il paese questa situazione? Ne parla tutti come mai, e trovo mica lei. Per la morte? Del Nico, sì. Tanti, perché dicevo tutti che lui va a lavorare dopo. Il paese è sotto shock. Nicola Pontigia era persona riservata, molto conosciuto suo papà Celestino. Rispetto e prudenza i sentimenti che prevalgono fra i cosiesi. Di Nicola Pontigia si ricorda la dedizione al lavoro. Lo vedevo passare tante volte in moto, oppure parcheggiava il camion lì vicino alla sua casa, sotto il passaggio della ferrovia, e basta, tutto lì. Era un gran lavoratore? Sì, un gran lavoratore. Ormai era 20 e passa anni che era lì, e mi spiace della cosa, che non meritava una fine così. Come sta vivendo il paese questi giorni? Sono un po' tutti titubanti, un po' così, ecco, e mi spiace, ecco.